quando era piccolo ad Ascanio abbiamo raccontato che aveva le ranocchie nella pancia e che queste ranocchie andavano curate, quindi un po' sulla scorta del gioco di Josué del film La vita è bella, noi avevamo inventato il gioco del campeggio e quindi andavamo con lo zainetto e i giochini nello zaino a fare il campeggio in ospedale. Oggi Ascanio ha quasi 11 anni, quindi sa che cosa ha avuto, sa che cos'è un cancro e sa qual è l'importanza della ricerca scientifica, perché è quella che gli ha salvato la vita. Ascanio è nato con un nefroblastoma di Wilms bilaterale multicentrico, che è una forma tumorale pediatrica che colpisce i reni. Nel suo caso ha colpito entrambi i reni con più masse tumorali. Allora era il secondo caso, oggi è il terzo in Italia di questo tipo di tumori. Oggi Ascanio ha 11 anni, è un bambino sano, è un bambino che gioca con il fratello, che fa sport. Adesso stiamo andando in palestra perché fanno Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasiliano. Il mio professore mi ha detto che se continuo così a 18 anni sarò cintura nera. Quindi sei bravissimo. Sì. Non indossi, come ti fa sentire? Un guerriero. Oggi vedendolo fare questo sport l'emozione è grandissima, perché vederlo poi con accanto al fratello fare questa cosa, crescere insieme. Ciò che gli è rimasto dei reni è meno della metà di un rene intero su due reni. I medici non hanno mai parlato di aspettative di vita, tant'è che anche oggi mi rispondono: da grande sarà quello che lei vedrà che sarà. Tu a Scania come sei andato a scuola? Tutto bene? È Jiu-Jitsu? Bene. Il tumore per un adulto già è una cosa dolorosa, fare anche la chemio e tutta la... Immaginiamo per un bambino di 2 anni. Infatti Ascanio in questo è stato fortissimo, veramente. E mi stringi con le dita, non riesco a infilare. Ma... Piccolo guerriero Ascanio. Ascanio è un piccolo grande guerriero.